Dunque, sul tema della libertà, non posso non pensare a un particolare momento storico della libertà, nel cinema, ma non solo, diciamo, nella letteratura, nella danza, nel campo sociale. Sto parlando degli anni 70, in particolar modo negli Stati Uniti. Sono anni, gli anni 70, proprio anche dal punto di vista cinematografico, molto prolifici. Sono gli anni appunto della grande industria e dei grandi film di Scorsese, di Coppola, di Cimino, di Spielberg, di Lucas, questi giovani che comunque lavoravano in questa industria e producevano dei film meravigliosi. Io mi ricordo che una delle prime rassegne curate appunto da me per il Rosebud fu proprio una rassegna di meravigliosi film degli anni 70, quel che resta dei 70, era il 2006 e li proponemmo tutti in pellicola, cosa abbastanza impossibile oggi. E oggi vi parlerò però di un film, non di un regista americano di questa, diciamo, di questo gruppo, ma di un regista, Milos Forman, che dall'Europa, Cecoslovacchia, andò negli Stati Uniti. E produsse prima di questo film, io parlo di Hair del 1979, però prima di questi film lui diresse anche Qualcuno volò sul nido del cuculo. E Milos Forman è un grande cantore di libertà e in questo film particolare, che in qualche modo racconta appunto una tragica storia, pagina di storia americana, la guerra del Vietnam, però appunto tutto raccontato ancora prima che tutto accada. E, protagonista è un ragazzo che decide di partire volontario per il Vietnam, però prima della partenza farà tappa a New York in una giornata in cui incontrerà a Central Park un gruppo di hippie. Un gruppo di hippie dediti alla libertà assoluta, anche alla libertà di sperimentazione delle droghe, e quindi questo incontro sconvolgerà la sua esistenza, ma non solo. Non posso dirvi troppo, anche perché è appunto un film che vi consiglio di vedere, è un inno alla vita, ha una colonna sonora strepitosa. Tra l'altro, Hair lo proponemmo in arena, credo 2 anni fa, in una bellissima proiezione pubblica. Nel film, tra l'altro, ci sono tantissime coreografie straordinarie di Twila Tarp, che era una coreografa in voga in quegli anni, che è stata ospite, credo, anche al Teatro Valli. È un film straordinario e io ho scelto in particolare questa sequenza, Good Morning Starshine, che io appunto con le amiche, quando partivamo per le vacanze, avevamo come inno delle nostre vacanze questo meraviglioso pezzo, appunto, in cui i protagonisti appunto si trovano in macchina e fanno questo viaggio cantando questa canzone meravigliosa. Altra canzone straordinaria, Let the Sunshine In, al termine del film. Aspettiamo la libertà.